Benvenuti in Kiwi! Bello a tutti ragazzi, ciao cari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video, piccolo, perché tra poco andremo a vedere il film di Barbie e vediamo se veramente è così bello come tutti stanno dicendo. Infatti c'è pure l'outfit della Polo rosa, quindi tra poco andremo a vedere alcune cose, vi spiegherò, allerta spoiler ragazzi. Ovviamente iniziamo subito, ma non prima che come al solito, già lo sapete, vi siete iscritti al canale, guardate la campanella, mettete like e commentare, tutte le cose che dovete fare sempre. Dai, che andiamo a vedere il film di Hi Barbie. Fin dalla notte dei tempi, da quando nel mondo è esistita la prima bambina, sono esistite le bambole. Ragazzi, il film inizia ovviamente con tutto il mondo di Barbie, tutti che si salutano, Hi Barbie, Hi Ken, e ovviamente poi continua. Ma che cosa pensate di morire? Barbie che inizia ad avere un po' delle strane, tipo sulla morte, così, tutte che dicono, ma che cazzo sta tipa? Quindi le dice, ma che vabbè, andiamo avanti come se niente fosse, però alla fine va a scoprire che in realtà si sente strana e quindi va da una Barbie, come l'hanno chiamata? Barbie strana, e che è una Barbie che ha avuto tipo cosa sapete quando gli tagliano tutti i capelli e fanno tutti i scarabocchi in faccia? E questa qua era una Barbie normale che poi è stata diventata tutta con i capelli un po' strani, un po' cosati, e quindi questa qua gli dice, guarda che se tu hai aperto un buco spazio temporale tra il mondo questo e il mondo della realtà, quindi già sanno che sono delle Barbie, diciamo, giocattolo, quindi già lo sanno, e dice, hai aperto sto varco, devi andare nel mondo reale a capire che cazzo sta succede per ritornare alla normalità. Quindi questa qua, Barbie, parte con questa macchina tipo Ritorno al Futuro, diciamo, invece è una macchina proprio di Barbie, parte, se trova Ken dentro alla macchina, perché Ken è segretamente innamorato di Barbie. Quindi che fanno questi qua? Partono per il mondo reale e alla fine scoprono che in realtà è la madre di questa ragazza, la madre di questa bambina che gioca, che ha... Allora ragazzi, pausa, diciamo, film, diciamo, finora sta andando alla grande e sta perfetto, si schiatta dalle risate, però vado perché manca poco meno di un minuto all'inizio del film, se becchiamo tra poco. Inizia ad avere tipo dei flashback, così, che inizia ad avere dei pensieri strani, e quindi dice, ma come cazzo possiamo fare? Quindi fa Barbie, viene presa dalla Mattel, e infatti ci sono tutti gli uomini della Mattel, si vede, tu vieni presa da questi della Mattel, dice vabbè, mo ti facciamo tornare noi normale, vatti a rinchiudere nella scatola. Però Barbie una certa scappa dalla scatola e nel frattempo Ken è tornato al mondo dei Barbie e inizia a fare tipo il patriarcato, capisce che Ken nel mondo reale ha l'uomo, ha il potere, quindi il patriarcato, scopre che in realtà il patriarcato è quello che comanda tutto il mondo, quindi va nel mondo delle Barbie e dice a tutti quanti, oh, vedi che il patriarcato comanda, i Ken comanderanno il mondo, quindi il cattivo alla fine è Ken, alla fine, che segretamente innamorato di Barbie per vendicarsi inizia a comandare tutto, inizia a stravolgere tutto il mondo di Barbie. Nel frattempo Barbie, come ho detto, scappa da questa qua, dalla Mattel, e quindi torna nel mondo delle Barbie con la madre e la figlia, che le porta anche loro nel mondo di Barbie. Sì, pare strano cosa che sto dicendo, però raga, o dovete andare a vedere, se no non si capisce bene, quindi andatela a vedere. Quindi vanno nel mondo delle Barbie e scoprono che Ken ha fatto tutto sto patriarcato che ha stravolto tutto il mondo delle Barbie. Quindi che fanno? Le Barbie iniziano a prendere una alla volta alcune Barbie influencer, tipo la presidentessa, la dottoressa, quindi iniziano a scoprire, a prendere queste Barbie, gli fanno
capire che in realtà è giusto che, cioè, non è giusto così come sta facendo Ken, in realtà devono essere loro che comandano come sempre, come era stato. Quindi alla fine fanno fare una lotta a tutti sti Ken, che perché comanda, perché tra i Ken iniziano a farsi le diatribe tra i Ken, quindi inizia la guerra dei Ken, si vede tutti sti Ken che iniziano a combattere l'uni con gli altri e fanno la guerra. Nel frattempo arrivano quelli della Mattel, perché pure la Mattel sono partiti per il mondo di Barbie per capire che cazzo succede, quindi si vede che anche questi qua della Mattel entrano nel mondo delle Barbie e vedono sta lotta dei Ken. Nel frattempo la lotta dei Ken, Barbie ristabilisce tutta il potere, tutta la cosa delle Barbie, ristabilisce il coso e si vede che a una certa esce proprio la creatrice di Barbie che dice in realtà non puoi essere quella che vuoi, e quindi alla fine Barbie decide di tornare nel mondo reale e vivere lì la sua vita nel mondo reale. Va bene, quindi si vede questa Barbie che lascia il mondo delle Barbie e torna nel mondo reale. Quindi ragazzi, il film è finito. Devo dire che mi è piaciuto molto. Ci sono state anche parecchi come riferimenti alle Barbie che hanno creato, così, però diciamo la storia nel complesso mi è piaciuta parecchio. Ragazzi, andatelo a vedere ora. Vi ho già spoilerato un bel po' di roba, però ragazzi, ovviamente ve lo dovete andare a vedere al cinema. E mi fate i tignosi, i tirchi che ve lo vedate vedere così piratamente. Andatevelo a vedere al cinema, ragazzi, è molto 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 bello. Cioè, mo passa una serata così in allegria, perché comunque ci stanno alcune parti dibattute, alcune parti così. Poi alla fine il colpo di scena che Barbie entra nel mondo reale, ragazzi, è fantastico. Va bene ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video, ciao cari!